Scusate ragazzi, allora, dicevo che la Juve riceve la Dea in casa loro, perché se dobbiamo sfidare l'Atalanta in casa di Vittoria, perché noi saremo pronti, ok? Quindi io dicevo prima che voi andate a tifare per la Juve e mi scagliate contro un allenatore, così nel genere. E per me questo non va bene, ok? Perché io riguardo anche delle partite precedenti e in più io mi guardo alla Juve. Se io la tifo, io non andiamo a tifare, punto e basta. E non vado contro l'allenatore, perché voi non lo avete. Perché voi non ammettete questa cosa. Quindi io sono tifoso contro voi, perché se noi dobbiamo tifare per la Juve, è meglio che tifiamo e basta, ok? Quindi questo è il mio parere, perché Conte non arriverà mai sulla panchina nella Juve, ok? E nemmeno Thiago Motta, perché non voglio i prescritti nella nostra squadra, ok? O Tudor o Zidane, ok? Sulla panchina della Juve. Sì, certo, possono cambiare l'allenatore, ma così non andiamo d'accordo, sia la crema mia, aggiungo io. E per me questo non va bene, ok? Pur di andare a tifare la Juve, bisogna attaccare all'Allegri. E questo non va bene. Quindi noi ci vediamo nella post partita. Mi raccomando, non facciamo gli stessi errori come lo abbiamo fatto contro il Sassuolo a Mapei e nemmeno quella di Lecce. Perché è così, ok? Perché se abbiamo fatto una cosa di straordinario, perché nel secondo tempo abbiamo reagito una squadra contro il Lecce. Però oggi è un'altra storia, perché significa che la Juventus vincerà sicuro. E mi raccomando, ok? Abbiate un po' di rispetto per la squadra e il rispetto sull'allenatore quando non è di coppe, ok? Io l'ho criticato fino a quel tempo, per non basta criticare Allegri. Quindi questo è tutto. Quando si critica la Juve, voi mi dovete stare su zitti, ok? E so cosa vavo prima di parlare contro, ok? Noi siamo la squadra più tifata d'Italia e voi non siete niente, ok? Quindi ho fatto il camera vostra, per favore, e non rompete le palle sulla Juve. Quindi guardatemi in casa vostra e meglio sarà, ok? Perché noi vinciamo questa partita e li mettiamo lì, perché li mettiamo sempre a cuccia. Quindi mi raccomando, e vi faccio vedere pure la mia location. Quindi questo è il mio scudetto e questa è la mia fendita della Juventus, ok?
Quindi si tifa e basta. Quindi il sogno che si avvera è quello di prendere queste cose qua, vi mettete così accanto alla nostra giovane e si vince, ok? Sempre fino alla fine. E una buona domenica a tutti, perché è così, ok? Da Lione è tutto, però ricordatevi che oggi si vince, mi raccomando, una cosa me la voglio dire, perché se mi avete criticato a Lautaro, a me quello non ci sta. Quindi è meglio che fate così, per favore. Quindi mi raccomando, e soprattutto ci vediamo nel post partita di oggi, di questo Atalanta-Juve. Ok? Quindi Gatti non ci sarà, e nemmeno Manaunic e Milik. Quindi tre indisponibili, ma il resto sono a disposizione di Allegri. Quindi questo è tutto, e ci vediamo dopo nel post gara. Mi raccomando, e fino alla fine. È una buona domenica a tutti.